Benvenuti a una nuova puntata di Dal Vivo. Nell'appuntamento di oggi abbiamo in collegamento con noi Pasquale Seddio, presidente del centro diurno Opera Cardinal Ferrari Onlus, che ci parlerà di un evento dedicato alle azioni di contrasto della povertà che si terrà al Boga Space di Milano il 14 novembre e in occasione della settima giornata mondiale dei poveri. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno e grazie a voi. Grazie a lei di essere qui con noi oggi. E innanzitutto comincerei chiedendole proprio come nasce questa iniziativa e quali sono le esigenze principali che spingono ad organizzarla. Beh, intanto abbiamo preso spunto negli ultimi anni del messaggio che il Santo Padre con la Giornata Mondiale dei Poveri vuole rilanciare l'attenzione rispetto a tantissime persone che si trovano in condizioni di fragilità e di difficoltà. Per noi dell'Opera Cardinal Ferrari, che per 365 giorni ci occupiamo col nostro centro diurno, dove accogliamo senza fissa dimora, ma anche con la struttura residenziale dove accogliamo giovani studenti universitari, giovani lavoratori che arrivano a Milano per trovare un'opportunità appunto lavorativa, parenti di degenti ospedalizzati e ospedalizzati, quindi accogliamo una pluralità di fragilità all'interno della nostra struttura e ogni giorno quindi circa 500 persone attraversano questo luogo e ricevono servizi e soprattutto un grande spazio di relazione con cui, cioè diciamo, dove esercitare poi questa attività. È chiaro che la Giornata Mondiale dei Poveri ci invita tutti a porre uno sguardo verso queste persone che vivono condizioni di disagio e guardare le povertà non solo dal punto di vista materiale, ma soprattutto con uno sguardo anche fortemente relazionale. Il messaggio del Santo Padre, infatti, focalizza una pluralità di aspetti che coinvolgono la povertà nella nostra contemporaneità, quindi si va dai giovani alle famiglie numerose con figli, alla povertà creata dalla guerra, alla precarietà del lavoro, quindi il fenomeno dei working poor che ormai nel nostro paese fagocita oltre 3 milioni di persone che vivono una condizione lavorativa ma fortemente precaria. Quindi ci invita ad assumere una pluralità di sguardi, ma soprattutto ci invita a entrare concretamente in campo, quindi a metterci in gioco, nello stare nel mezzo queste difficoltà e provare insieme a dare delle risposte a queste persone che attraversano, si spera temporaneamente, almeno la nostra sfida è anche quella di portare più persone possibili fuori da questa condizione. Non è certamente cosa facile, perché le persone che precipitano in condizioni di grave marginalità, che poi è il target principale a cui rivolgiamo la nostra attenzione, hanno una povertà abitativa, hanno una povertà lavorativa, non si trovano ancora in una condizione di copertura sociale pensionistica, quindi hanno perso il lavoro, ma sono lontani dalla possibilità anche di arrivare ad una pensione, per cui nelle grandi aree metropolitane questo rappresenta un problema molto consistente. L'evento che si terrà settimana prossima si chiama proprio infatti Sguardi, chi osserva la povertà e la combatte e le storie di chi la vive e chiede soluzioni. Quanto sarà quindi importante poter ascoltare sia il punto di vista delle aziende e le organizzazioni impegnate attivamente nella causa e le testimonianze di chi invece vive o ha vissuto questi contesti di povertà? Ma diciamo che è un passaggio importante perché c'è una pluralità di sguardi in questo caso, i beneficiari, le istituzioni che operano all'interno di queste problematiche, le aziende che attraverso un'attività molto, molto efficace che è il volontariato aziendale per la prima volta entrano anche all'interno dei luoghi di povertà, non con sguardo diciamo di commiserazione o di benevolenza compassionevole, chiamiamola così, ma per entrare in contatto soprattutto con persone, è una relazione tra persone,
dentro l'opera Cardinal Ferrari, chi dà e chi riceve, diciamo, a pari dignità, quindi la sfida è mantenere la dignità di tutti. Ma questa esperienza che le aziende vivono dentro i luoghi di povertà, quindi è un interessantissimo ponte, chiamiamolo, tra il mondo profit e il mondo non profit, con gli enti del terzo settore, consente a queste persone di misurare anche la profondità di questi problemi, di scoprire che dentro i numeri che spesso ascoltiamo della povertà, l'Istat ha appena pubblicato un nuovo aggiornamento dei dati, e i dati sono indubbiamente in crescita, però scoprire che dietro i numeri ci sono le persone, con i loro sguardi, con le loro storie, con le loro fatiche, ed entrare in relazione con queste fatiche vuol dire renderci pienamente anche conto che far bene il nostro lavoro, il lavoro che facciamo, come dire, non all'interno semplicemente dell'opera Cardinal Ferrari, ma il lavoro che ciascuna di queste esperienze, penso ai dipendenti delle aziende, poi al ritorno nelle loro organizzazioni vivono il lavoro e lo interpretano con paradigmi anche differenti, magari chiedendosi l'impatto, gli effetti che le attività del lavoro che io, faccio un esempio, svolgo, possono avere all'interno di settori anche economici, dei mercati in cui si opera, che spesso possono portare anche all'espulsione di persone che si trovano in grande difficoltà, non solo perché perdono il lavoro, ma perché per esempio hanno una bassa specializzazione e quindi fanno fatica a rientrare nuovamente nel mondo del lavoro. Quindi questa esperienza arricchisce reciprocamente entrambe queste dimensioni, quello del mondo delle imprese e quello del mondo del terzo settore, che impara dalle imprese anche strumenti per gestire risorse finanziarie e risorse umane in modo più efficace, in modo da migliorare la qualità delle risposte che poi si è in grado di dare. Quindi è un incontro che ci offrirà una pluralità di sguardi dove la povertà intesa come fenomeno, ma la relazione tra le persone che si trovano in condizioni di difficoltà e di disagio, e anche no, insieme provano a costruire nuove vie, nuove strade, nuove soluzioni per consentire intanto che questi effetti, diciamo, siano il più contenuti possibili o possibilmente vengano eliminati, ma laddove si verifichino, le imprese debbono avvertire anche una responsabilità nel intraprendere soluzioni. La responsabilità sociale di impresa è una dimensione molto, molto importante che qualifica le imprese non solo come soggetto economico, ma anche come soggetto sociale attivo all'interno delle comunità. E questo credo che sia veramente un percorso molto arricchente, almeno dall'osservatorio dell'Opera Cardinal Ferrari risulta in questi ultimi anni non solo in crescita, ma produce degli effetti e dei risultati assolutamente positivi per tutte le persone che all'interno di questo processo riescono Infine, le chiedo brevemente quindi di ad arrivare. dirci quali sono le aspettative per questa giornata. Beh, le aspettative intanto, la prima aspettativa è quella di riuscire a dare voce alle esigenze, ai bisogni di persone che normalmente questa voce non riescono più ad esercitarla, si trovano in una dimensione quasi di invisibilità all'interno del nostro contesto urbano, parlo di Milano, ma anche dal contesto sociale ed economico. Quindi porre lo sguardo e l'attenzione, dando voce quindi a queste esigenze, a questi bisogni, vogliamo dare il nostro piccolo contributo nel catalizzare, nell'attirare, nel far convergere intanto l'attenzione di una pluralità di persone, una pluralità di soggetti, persone fisiche e persone giuridiche che, come dire, aprano un nuovo sguardo a queste esigenze e insieme, tutti insieme, riusciamo
a rispondere meglio, a dare delle risposte più qualificanti, non solo per risolvere i bisogni materiali di queste persone, ma anche per accompagnare queste persone verso percorsi di uscita, in modo che riescano a riattivare percorsi autonomi che li rendano nuovamente indipendenti, li rendano nuovamente integrati all'interno della società in cui viviamo, e magari possano diventare anche soggetti attivi nel costruire risposte nel futuro. Quindi è una giornata che proverà ad arricchire e a valorizzare la pluralità di sguardi, ma a porsi una domanda di fondo: cosa possiamo fare tutti insieme di più e di meglio per contenere questo fenomeno e restituire dignità alle persone, tutte, anche quelle che vivono condizioni di difficoltà? Perfetto, io la ringrazio per aver partecipato al nostro collegamento e le auguro un buon proseguimento di lavoro. Grazie, faccio altrettanto a voi, grazie per questa opportunità e alla prossima allora.